Ok, siamo qui con Petros Mascaris e noi siamo i ragazzi del Book Blog e vorremmo farle due domande veloci. La prima è riguardo a quali aspettative aveva e ha tuttora quando è venuto al Salone del Libro di Torino. Well, it's not my first time. It's my third time actually that I'm here. And I always very much enjoy the book fair, because it's a very alive book fair. I mean, things happen. To give you an example, it's not like Frankfurt, because Frankfurt is only business. Here, it's the people, it's the writers, and that's really wonderful. Second, I enjoy being here because I'm among very good friends. And for a writer, this is very important to be with friends. Beh, innanzitutto devo dire che non è la prima volta che vengo al Salone, ma è la mia terza volta e mi piace sempre moltissimo venire al Salone perché lo trovo molto, molto vivace, un sacco di cose succedono al Salone di Torino, a differenza di quello di Francoforte, dove invece è soltanto business. Qui invece si tratta di persone, ci sono gli autori ed è meraviglioso. E poi soprattutto quello che mi piace è il fatto che mi trovo tra amici, e per uno scrittore è fondamentale trovarsi tra amici. Noi a scuola studiamo sempre la polis come base della democrazia. Secondo lei è così e bisognerebbe tornare proprio a questo oppure la pensa diversamente? I think that the polis as an idea was an ingenious idea. Not because it was only the city, but because of the participation. Representative democracy has many virtues. Its weak part is that it limits the participation to a vote every 4 years. The everyday participation doesn't exist. In the direct democracy, the everyday participation was there every day. And this is a big difference. Grazie mille. Thank you. L'idea, la polis in quanto idea, sì, secondo me era un'idea ingegnosa perché prevedeva la partecipazione. Ora la democrazia rappresentativa ha moltissime virtù, ma il punto debole principale è che limita la partecipazione a un voto ogni 4 anni, mentre limita moltissimo, non c'è la partecipazione ogni giorno. Invece nella democrazia diretta la differenza era proprio quella, c'era partecipazione quotidiana.